Denver! Ciao amore mio! Ciao amore mio! Dov'è che vai? Dov'è che vai? Gatto Denver cercava di uccidere i passerotti in terrazzo. Perché mi porti alla ciotola? Mi portano alla ciotola nonostante abbiano appena fatto la pappa. Decisamente non avete fame. Non hai fame, hai appena fatto pappa, gatto Denver. Non vuoi salutare i tuoi follower? Gatta Stellina, vuoi salutare i tuoi fans? Fanno il balletto della pappa. Il balletto della pappa, questo? Buongiorno, gattoni. Altra pappa? No, perché è stata a dieta. No, perché è stata a dieta. Buongiorno, comunque. Buongiorno, sì. Comunque, ragazzi, sto avendo una delusione abbastanza grande da un'amica e non mi era mai capitata una cosa del genere, devo dirvi la verità, ma ci sono stati tanti momenti in cui lei ha avuto bisogno perché ha litigato molto con il fidanzato, si sono lasciati e purtroppo non abitando nella stessa città io ho potuto starle vicina soltanto via messaggio, via chiamate e le ho sempre detto se hai bisogno chiamami, ci siamo fatte nottate intere al telefono in cui cercavo di farla stare meglio, cercavo insomma, le ho anche detto vieni qui, prenditi qualche giorno, non devi pensare a niente, ci penso io, insomma stai qua da me, ti coccolo un po' così ti svii un po', no? Insomma, ci pensi di meno, eccetera. E adesso mi sto sentendo dire che da quando ho il fidanzato non sono abbastanza presente nella sua vita. E questa cosa mi sembra assurda, non solo perché sono stata presente in ogni momento, quando si è lasciata e anche nel post in realtà. Ma l'ho chiamata più volte in tutti questi mesi e spesso non mi rispondeva, ma lo so, a volte stai lavorando, lei insomma ha dei turni difficili, quindi non so mai quando lavora, a volte era con lui e discuteva, quindi anche qui insomma io non volevo disturbare, però mi è capitato di chiamarla tante volte e lei non mi ha risposto, tant'è che a volte mi preoccupavo, le chiedevo ma allora ma va tutto bene? Poi mi diceva sì scusami stavo facendo quello, stavo facendo questo, ma io non me la sono mai presa, ci mancherebbe altro, però non mi aspetto che poi tu venga a dirmi che io non sono abbastanza presente, perché insomma questa cosa non è, non solo non è vera, ma è forse il contrario, perché non riesco mai a sentirla e onestamente è come se, e mi dispiace molto dirla questa cosa, ma è come se quando le cose romanticamente nella mia vita romantica non andavano benissimo, lei come amica c'era e le andava bene questa cosa. Nel momento in cui le cose romanticamente per me stanno andando bene perché finalmente ho trovato una persona che mi fa stare bene, che non mi fa avere alti e bassi, ma che è, cioè, sto sempre bene. È come se questa mia amica avesse un po' di, cioè, anche mi dispiace dirla questa cosa, ma è come se fosse un po' invidiosa? Non lo so, onestamente, non lo so. Sono stata single praticamente, a parte una piccola parentesi di una frequentazione, ma sono stata single 3 anni, quindi tutte le mie amiche sono felicissime del fatto che io abbia trovato questo ragazzo che mi fa, veramente mi rende felice. Ci sto rimanendo un po' male che invece da parte sua non solo non ci sia questo, perché poi non mi dice dai, ma allora quando me lo presenti? Cioè, è come se facesse finta che non esiste. E non lo so se voi avete esperienze in questo campo con amicizie che, cioè, sono amicizie, cioè, è un'amicizia che va avanti da 20 anni. Ma nel momento in cui tu sei felice, è come se l'altra persona non fosse felice per te. Non lo so, perché se io avessi un'amica che ha passato quello che ho passato io per quanto riguarda ovviamente la vita di coppia, ok? Cioè, io sarei felice nel momento in cui la vedo felice, la vedo serena, così come effettivamente lo sono per le mie amiche, quindi non capisco veramente ed è per questo che le sono stata molto vicina quando ho avuto bisogno, proprio perché so che cosa significa e so come ci si sente, ma sono passata dal sentirmi dire grazie perché sei stata l'unica persona che, nonostante a distanza, ha saputo starmi vicina, e adesso passo dal sentirmi dire no, non mi sei stata abbastanza vicina. Perché quando sei stata in vacanza in Italia non ci siamo sentite. Numero uno, ti avevo detto
Scusatemi, vi sto praticamente sfogando con voi, è come se fosse una mia amica qua e vi sto raccontando di quest'altra mia amica che non si sta comportando bene, ma l'avevo anche detto, guarda, anche se sono in vacanza, cioè io il mio fidanzato non lo vedevo da 2 mesi quando siamo andati in vacanza in Italia, ok? Da 2 mesi, ma nonostante questo io le ho detto, guarda, non ti preoccupare, tu telefonami quando hai bisogno, se vuoi ci mettiamo d'accordo che vieni a trovarmi, magari compriamo il biglietto assieme, insomma, guardiamo i voli, eccetera eccetera, tu chiamami, non c'è problema. Poi lei non l'ha fatto, ma appunto le avevo detto sentiamoci, e adesso mi dice no, perché quando sei stata in vacanza mi hai detto che non potevamo sentirci. Ma in realtà no, non solo ti ho detto sì che possiamo sentirci, ma ti ho detto anche in qualsiasi momento, perché insomma ci sono, chiamami e ci sono. Quindi non mi è non mi sta piacendo tantissimo questa cosa. Io sono sempre molto, non voglio usare questo termine ma lo userò, sono sempre molto sospettosa quando qualcuno che dovrebbe essere felice per me quando le cose mi vanno bene non lo è. Ho imparato nella vita che questa è una caratteristica delle persone che in realtà non ti vogliono bene davvero. E ho anche imparato che quando qualcuno che dovrebbe essere felice per te non lo è una grossissima red flag. Quindi appunto, questa è un'amicizia che va avanti da 20 anni, ma questa cosa è la seconda volta che cerca di farmelo pesare, e io ogni volta una volta addirittura le ho preso il messaggio e le faccio, guarda che in realtà io ti avevo scritto l'esatto contrario, e poi mi fa, ah no vabbè scusami, mi ricordavo male. Però è la seconda volta che cerca il litigio praticamente, e io sono una persona che i confronti di solito li evita, cioè non mi piace passare il mio tempo e le mie giornate a litigare, e apprezzo le persone, devo dire in generale, che sono come me, che non cercano scontri, non cercano litigi, non cercano dramma, ecco, diciamolo così, non cercano dramma. Io non sopporto le persone che vogliono il dramma e che passano le loro giornate, adesso non sto dicendo che la mia amica sia così, ma sto parlando in generale, passano le loro giornate praticamente a litigare o discutere o, insomma, avete capito, penso, quello che intendo. Proprio io non sono una persona così, non sono fatta così, non lo sarò mai, e quindi non apprezzo quando con me si cerca un confronto ad ogni costo, quando non c'è proprio la base per questo. Non so se capite che cosa intendo, ma se avete dei consigli su questo fatto fatemi sapere, perché non so bene come comportarmi con lei in questo momento. Trucco fatto ragazzi, oggi molto molto easy. Volevo fare in realtà un trucco un pochino più elaborato con gli ombretti, ma non ho tempo, devo scappare altrimenti faccio tardi dal parrucchiere, quindi ho messo soltanto tanto 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 mascara, questo è quello di Giorgio Armani, e il rossetto invece è uno di quelli di She Glam che ho sponsorizzato qualche video fa e li sto adorando, cioè questo secondo me è il rosa perfetto. Eccolo il pack appunto di She Glam, e la colorazione che mi piace si chiama Rule Breaker, davvero un rosa meraviglioso. Outfit in ascensore, oggi molto black, la mia boy bag, occhialoni da sole perché c'è il sole, jeans e sneakers. Arrivata, questo è il mio parrucchiere ragazzi, la maison, eccoci qua. Questo è il salone, eccoci qua. Sono un po' in ritardo quindi sto aspettando, nel frattempo mi hanno portato un cappuccino. Sta togliendo le extension in questo momento, spazzolando i capelli che sembrano sporchissimi ma in realtà li ho lavati l'altro ieri. Quindi vabbè, e quindi adesso togliamo l'extension, sempre lo stesso procedimento se avete visto anche gli altri video, e poi le riattacchiamo però più alla base, perché ovviamente il capello cresce e ogni tanto devo tornare qua e riattaccarle alla base. Mi spiegava tra l'altro anche, perché le dicevo, io dopo 2 giorni ho già i capelli sporchissimi e non riesco, 2 giorni devo lavarli perché sembrano sporchi, e lei mi diceva che è un falso mito quando diciamo è meglio non lavarli troppo spesso, una volta alla settimana sarebbe la cosa migliore. In realtà mi spiegava che non è assolutamente così, perché se non li laviamo spesso si accumulano batteri, insomma cellule morte, inquinamento, smog,
è sporco proprio in linea generale sulla cute e quindi va lavata. Quindi mi diceva che è assolutamente un mito dire che è meglio lavarli poco, una volta a settimana. Non è vero, la cosa migliore sarebbe ogni 2-3 giorni, che è quello che faccio io, però appunto dopo 2 giorni sembrano già sporchi. Tolte tutte le extension, adesso le stiamo riattaccando piano piano alla radice. Ne ho 2 di file, quindi questa mi sa che è già la seconda, quindi tra un po' abbiamo fatto. In realtà non ci metto tantissimo, un'oretta e mezza ed è fatto, ma devo tornare sempre ogni mese e mezzo massimo, perché poi crescono troppo e danno veramente fastidio. Volevo farvi vedere un po' il procedimento in realtà, perché è molto figo. Le sta praticamente cucendo con del normalissimo filo in realtà. E come potete vedere c'è un uncino che va ad infilarsi nella ciocca dei capelli e poi viene fermato sul gancetto dell'extension. In questo modo vengono bloccate e cucite a tutti gli effetti sul capello. Queste sono le extension migliori per quanto mi riguarda, perché non cadono, non si spostano, sono cucite e rimangono là. Appunto, devo solo farle riattaccare man mano che i capelli crescono. Ma è molto interessante, se riuscite a vedere. Just showing them. Yeah, of course. The process. Spero che queste riprese siano decenti, ragazzi, perché la mia videocamera è scarica. Ho dimenticato di caricare la batteria stanotte e quindi sto filmando dall'iPhone. Finito comunque dal parrucchiere, non potete vedere nessuna differenza perché in realtà non abbiamo fatto la piega oggi per finire prima. Le abbiamo solo riattaccate appunto alla radice, quindi la differenza voi non la vedete, ma io la sento e sono molto molto felice, perché dopo un po' ti danno veramente fastidio quando crescono troppo. Comunque, a parte questo, mi hanno lasciato, l'ho trovato uscendo di casa in realtà, biglietto, perché hanno provato a consegnarmi un pacchetto e dicono di non avermi trovato in casa. Il fatto è che io ero in casa, numero uno, e numero due, non ha suonato nessuno, e questa cosa inizia ad essere una specie di problema universale in tutti i paesi del mondo, perché fanno la stessa cosa in Canada, fanno la stessa cosa in Italia, cioè ovunque, in America pure, che tutti gli amici, il mio ragazzo appunto mi raccontava che in Canada gli succedeva uguale, e quindi sì, però mi fa super rabbia perché ogni volta devo andare al deposito quando non capisco perché non hanno suonato il campanello ed avrei ritirato il pacchetto direttamente a casa. Ma va bene, adesso vado al supermercato e poi incontrerò un'amica per un aperitivo. Una bellissima giornata, quindi ci sta. La mia vista in questo momento, come potete vedere, quella è la Westertoren, la Westerkerk, quindi la conoscete, la chiesa quella vicina alla casa di Anna Frank, ma stanno facendo lavori in questo momento, è bellissima, ma adesso c'è solo un'impalcatura, non si vede niente. Sono stata al supermercato, ho fatto anche la spesa, giusto ho preso 2 cosine che mi servivano e adesso vado ad incontrare la mia amica e spero che riusciremo a trovare un posticino al sole dove berci il nostro aperitivo. Queste sono le grida di Denver. Quando rientro a casa mi sgrida perché sono stata via troppo. Ciao amore mio. Anche tu mi sei mancato tanto. Anche tu. No, papà adesso no, gatto Denver. Sempre chiedere papà tu. Bubu. Ma quanto sei chiacchierone. Adesso vedete, lui va e vuole portarmi alla ciotola. Ma io non ti seguo. Mamma mia, Denver, tu dovresti vincere il Guinness dei primati del gatto più più chiacchierone. Sei
sì. Eccolo che va verso la ciotola, ciao! Sono tornata a casa giusto per lasciare la spesa perché adesso riesco subito e vado a fare questo famoso aperitivo con Sofia che non ci vediamo da un po' con lei, devo dire, quindi sono molto contenta di vederla oggi. Ogni volta che devo fare le scale del mio condominio fa subito molto shining, secondo me sono estremamente creepy, ma l'ascensore è lentissimo e quindi non mi andava di aspettarlo. Beh, a parte una signora che stava per fregarci, questa è Sofia! Hi, ciao! Ciao ragazzi! Stiamo aspettando il secondo spritz perché uno non basta, come sempre. Però ragazzi, guardate che bellezza, c'è un sole stupendo, sono tutti fuori sui tavolini. È troppo bello. E sono arrivati altri due spritz. Cheers! Cheers! E visto che Denver è come un bimbo piccolo, adesso è l'ora delle coccole e lui deve stare in braccio mio. Che cosa c'è, amore mio? Ti baci? Gatto Denver a volte mi lecca tutta la faccia. Vero, Bubu? Con la tua lingua tutta rasposa? Sei bellissimo, amore mio. Vi devo raccontare questa cosa che mi ha fatto troppo ridere, ma è la verità. Gatto Denver si vede che è ingrassato di nuovo, quindi è di nuovo a dieta, ve l'ho detta sta cosa, sì lo so, era dimagrito, ero molto fiera di lui e poi io sono partita e con 3 viaggi che ho fatto in 2 mesi, in 1 mese e mezzo, non sono stata io attenta a quante crocchette dargli e quindi Gatto Denver è ingrassato. Ma la cosa che più mi fa ridere è che Gatto Denver ha ricevuto body shaming, ragazzi, mi sono arrivati dei messaggi privati scritti proprio con cattiveria, cioè in cui mi dicevano ma quanto è grasso, ma quanto è brutto, io non veramente, ma come si fa a fare body shaming a un gatto, ragazzi, cioè nel senso vi rendete conto che state offendendo Gatto Denver, cioè, ma in un modo che mi sono veramente, ci sono rimasta perché ho detto ma com'è possibile, cioè io già non sarei cattiva con le persone ma con gli animali ancora di me, cioè come fai? Quindi secondo me è più ridicola, cioè è talmente assurda come cosa che da brutta diventa ridicola, perché è veramente follia. Adoro perché si danno il cambio e adesso è la volta di Gatto Stellina. Questa tra l'altro è una vestaglia che non penso abbiate visto, è morbidissima, super super comoda e l'ho presa da Victoria's Secret. Stavo pensando e non ho mai avuto, cioè non ho mai indossato vestaglie in Italia perché non ho mai avuto freddo, evidentemente, ma qui in Olanda le sto amando, ne ho diverse proprio perché non mi basta il pigiama e devo assolutamente, cioè ho bisogno proprio di stare un pochino più al caldo perché torni a casa e sei veramente congelato completamente e da quando mi sono ritrasferita in Olanda sto amando le mie vestaglie da casa, morbide, morbide, calde e comfy. Non insultatemi, ma questa è la mia cena di oggi, l'ho presa prima al supermercato. E ragazzi, vi devo dire, ok che da italiana sono da denuncia praticamente, mi rendo conto, se me lo dite sono d'accordo, avete ragione. Però vi devo dire che queste del marchio Albert Heijn, quindi quello del supermercato, non sono affatto male. Sono vere mozzarelline, che già trovare la mozzarella su una pizza all'estero già è tanto. E ovviamente io ci aggiungo, vabbè, ovviamente ci aggiungo il pomodoro, ci aggiungo la passata perché ce n'è pochissima. A volte ci metto dell'altra mozzarella, oggi forse la lascerò così, aggiungerò solo un po' di passata. Però vi giuro che messa in forno per 6-8 minuti viene buona, è veloce da fare. Pizza pronta ragazzi, lo so che è un'offesa alla vera pizza italiana, però vi assicuro che non è male. Adesso rigorosamente dal divano, bella comoda, mi mangio la mia pizza e nel frattempo, vabbè, lo sapete, io sono una stra appassionata di paranormale, qualsiasi cosa sia fantasmi e case infestate, cose del genere, ed ho visto su Netflix è uscita una nuova serie che si chiama 28 giorni paranormali e mi sa
che guarderò proprio questa. Ci sono 6 episodi, quindi mi sa che stasera starò incollata alla TV fino a tardi. 3 squadre trascorrono 28 giorni in alcuni dei luoghi più infestati d'America per un esperimento paranormale. Vabbè, fantastico, quindi decisamente mi sa che oggi mi faccio una scorpacciata di questa serie TV. Tra l'altro è bellissimo perché c'è ancora luce fuori e ormai le giornate sono lunghissime, c'è luce praticamente fino alle 21:30, c'è già ad aprile, rendiamoci conto di questa cosa, la adoro. E quindi mia family, io adesso appunto ceno, mi guardo questa serie TV e vi saluto direttamente adesso perché dopo cena mi metterò subito al montaggio di questo video, voglio tornare ad essere molto più attiva su YouTube. Vi mando quindi un bacio enorme, come al solito il nostro abbraccio finale non può mai mancare, quindi venite che vi abbraccio forte forte forte. Gatto Denver, vuoi salutare anche tu Bubu? No Io vi aspetto al prossimo video, ciao.